Ciao ragazzi e bentornati nel quinto episodio di Recensione più Doppiaggio. Oggi parleremo, dopo aver parlato di The Mandalorian, di, tra virgolette, uno spin-off seguito della seconda stagione, perché Mandalorian ha due stagioni e dovrebbe essere finito, da quel che ho capito. Può darsi pure di no. Comunque, spoiler per chi non ha visto la recensione prima e per chi non ha ancora visto Mandalorian. Perché questo è uno spoiler di Mandalorian, appunto perché è una specie di seguito. Il personaggio che stavo dicendo l'ultima volta è Boba Fett. Assolutamente sì, torna, è vivo e ci hanno fatto la serie sopra. Cioè, The Book of Boba Fett. Che cosa tratta, praticamente? Ricordiamo sempre i tre punti con il quale io giudico i film molto easy. Trama, personaggi e obiettivo. La trama, ve la dico papale, molto easy. Boba Fett, dopo aver aiutato il Mandaloriano a fare quello che doveva fare con Grogu, il piccolo Yoda, se ne ritorna su Tatooine e cerca, in poche parole, e ci riesce, tra virgolette, insomma. È una serie sulla mafia, ragazzi. Cioè, lui torna, ammazza quello che ha preso il posto di Jabba the Hutt, che ricordiamo essere morto quando doveva essere morto pure lui, e per cui lavorava. E niente, diventa il nuovo boss mafioso di questa città su Tatooine. Questa cosa, naturalmente, non va bene a molti, quindi sarà tutto quanto un... oddio, che cos'è... piccola brutta cosa della trama che farà abbassare di molto il voto, ragazzi, ve lo dico. I primi 5 episodi sono mezza trama così di manco 30 secondi proprio, di un cazzo, in cui ti fanno vedere come lui torna, appunto, che ne so, spara a quello, flashback. Seconda puntata, sì perché dobbiamo organizzarci, flashback. No perché poi è terza puntata, flashback. Cioè, ragazzi, io ve lo dico, le prime almeno 5 puntate sono una rottura di coglioni incredibili di come lui si è salvato dal deserto. In tutti questi flashback che ti incasinano solo il cervello, cioè a questo punto potevi farmi iniziare tutto semplicemente col flashback, mi facevi vedere quello che era successo, poi mi fai, tipo che ne so, un saltino in avanti quando si incontra con il Mandaloriano, perché tanto l'ho visto all'altra serie, e continui tutto lineare, così è un flashback solo, ma è collegato. Invece no, praticamente la trama è che lui poi viene salvato da, non mi ricordo come cazzo si chiama, quel popolo di merda che sta in mezzo alle sabbie, non quelli gnometti che si fregano la roba, quelli lì che sono tutti storti, che c'hanno tipo gli occhiali da saldatore, i mezzi tubi in faccia e c'hanno sempre il cecchino e stanno sempre in mezzo alle cose, parlano come uno sgabello tirato per terra. Quelli là, sì, tanto sono tutti così che parlano, anche i cosi Wookiee lì, come cazzo si chiamano, parlano anche loro così. Ecco, qui sta uscendo il lato dell'odio verso Star Wars, vabbè, tra virgolette, verso queste cose, non verso Star Wars, che dall'altra parte non ho fatto perché è stata una bella opera. Ecco, qui invece magari, ecco, uscirà un po' di più, perché appunto secondo me non lo è stata poi così tanto. Quindi, per dirvi, viene salvato da questi, fa vedere tutte quante le cose tipo tribali che fanno loro, perché viene accettato tra loro, succedono varie cose che adesso non vi dico per non spoilerare. Poi alla fine guerra tra mafiosi e alla fine lui deve diventare capo dei mafiosi di tutti e prendersi Tatooine. Questo è il punto. Trama molto banale. Devo dire, l'unica cosa carina che è stata fatta è cercare di portare appunto un tipo di film come può essere quello mafioso e anche un po' western, ve lo dico, perché ci sono molte cose tipo... alla Sergio Leone, tipo cosa degli occhi che praticamente non lo so, stanno lì con la mano sul ferro, no? Però sono dei blaster, a dir la verità, e se sparano a chi fa prima ci sta un po' carina per questa cosa. Ho apprezzato questa cosa. Le musiche, ragazzi, sono fantastiche anche qui. Questa è l'unica cosa che per davvero, cioè,
pure se non mi è piaciuto tantissimo, solo per le musiche, io mi guardavo il finale con le scritte ogni cazzo di volta perché sono fantastiche, tutte tribali, un po' mezze maori, perché l'attore che fa Boba Fett mi pare che sia maori. E niente, trama comunque, ve lo dico, a parte mo musiche e quello che è stato un po' figo qui e là, non è che è tutto sto che, cioè, anzi è molto carente. Diciamo che per queste cose si salva ad arrivare al sufficiente, quindi diciamo 6. Sì, perché dai, alla fine me lo son finito comunque, non è che ho droppato, quindi sufficiente, cioè, ti scassa un po' le palle all'inizio, ma è abbastanza sopportabile, dai. Passiamo ai personaggi. I personaggi, sinceramente, sono pure qui abbastanza pochi alla fine. Non ci sono chissà che personaggi. Allora ci sta, sì, il Mandaloriano torna, ci sta di nuovo pure la sua amica che aggiusta le cose, ogni tanto fa qualche battutina al cazzo. Poi ci sta un personaggio che non avevo nominato di Mandalorian, ma è praticamente uno sceriffo di questa città un po' mezzo appunto western, che pure lui è figo. Boba Fett naturalmente, che è molto pragmatico, molto tipo oh oh, io sono serio, io sono figo, oh, io sono serio, io sono figo, e ogni tanto fa qualche battutina alla Drax, tipo, che non fa ridere a nessuno. E poi ci sta Guan Feng, non mi ricordo, quella lì che praticamente è stata presa una volta dal Mandaloriano, perché lui faceva il cacciatore di taglie, e da adesso diventa buona, tra virgolette, perché sono sempre mafiosi, e aiuta Boba Fett. Ogni tanto comunque succede pure che esce fuori qualche cosa tipo un po' tipo oddio che cosa è sta roba, esplosioni, cose un po' delle trame vecchie che appunto magari un po' di fanservice ce l'hanno buttato anche qui. Comunque i personaggi non vengono sviluppati, secondo me, non tanto, solo appunto il passato di Boba Fett nel quale si rompe il cazzo di essere il cacciatore di taglie classico e tutto il resto, quindi dice voglio essere un boss della mafia e voglio fare cose come Cristo comanda e non voglio essere un tiranno, però non voglio manco più fare una sega perché mi sono rotti i coglioni, c'ho 50 anni, a 50 anni si sa che i carabinieri vanno in pensione, no? Personaggi... Secondo me stavolta non arriviamo al sufficiente, cioè sono tutti personaggi, poi molti vengono presentati così tanto per dire tipo oh, reference, perché c'è sta un Wookiee, quindi reference a Chewbacca, mi pare fossero gli Wookiee quelli là, mo' me menano quelli che amano Star Wars, quindi non vi dico niente, 5. Obiettivo? L'obiettivo secondo me era riportare un personaggio vecchio che appunto veniva e dargli giustizia, fare qualcosa di figo su di lui, secondo me è stato raggiunto, ma neanche troppo. Quindi andiamo di nuovo su una sufficienza, visto che un po' t'annoia, però allo stesso tempo per chi magari è amante della serie e tutto il resto, ma sti cazzi, facciamo 5 e mezzo invece che 6, così viene precisa precisa la media del 5 e mezzo per tutta l'opera, perché io ve lo dico, l'ho continuata, ma l'ho continuata perché me ce trovavo. Alla fine poi sono tipo 7 episodi, quindi non è che era chissà quanto, eppure perché volevo risentire quelle musiche che erano fantastiche. Su quello non vi posso dire niente. Guarda, le musiche di questa opera sono fantastiche. Che dire, adesso questa recensione finisce qua, arriverà anche il doppiaggio esattamente come tutte le altre. Lasciate un commento, guardate qualche altra cosa del canale, qualche altra recensione, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video.